Il pugilato è nato un po' tutto per, così, per una sorta di combinazione. Io ero un bambino di 10 anni, molto vivace, mio padre non voleva che io stavo in strada mentre lui e mia madre lavoravano al bar e volevano segnarmi pure alla scuola calcio. A me il calcio all'epoca non piaceva, anzi ero proprio contro il calcio e c'era questa palestra di pugilato vicino casa e mio padre mi ha detto: no, allora tu vai in palestra, ti vai, vai a sfogare un po', perché ero molto birbante, tra virgolette. È iniziato un po' così questa passione per il pugilato. Poi da quel lontano 24 ottobre del 1994 che sono entrato in palestra, non ne sono più uscito, mi sono subito appassionato e non ne ho potuto fare a me. Da dilettante ci sono state anche tantissime delusioni. Io nel 2008, dopo non ho avuto la chance nel 2007 di fare le qualificazioni per Pechino 2008, perché per all'epoca fui vice campione italiano assoluti e persi la finale contro Alessio Di Savino e andò poi lui a Pechino a fare le qualificazioni per Pechino 2008 per le Olimpiadi, e si qualificò e partecipò lui alle Olimpiadi. Quindi per me quello fu un grandissimo rammarico, Un così rammarico poi come soltanto rimandato rammarico rimandato, così come un altro rammarico della mia carriera dilettantistica, quello di, nonostante i tanti titoli vinti, non essere riuscito ad entrare a far parte di un gruppo sportivo, tipo lo Fiamme Oro oppure la penitenziaria o i carabinieri. Perché per un atleta non c'è cosa più bella, penso, che per un atleta allenarsi e ovviamente avere uno stipendio come, cioè allenarsi come lavoro, fare quello proprio per professione, la tranquillità di allenarsi, non come abbiamo fatto fino adesso, che dovevamo lavorare, dovevamo allenarci e stare sempre con pensieri per vedere come sopravvivere. Abbiamo dimostrato al mondo intero, davanti, e lo possono dire tutti, che io ci ho messo la faccia. Infatti, come si vede pure Hai ancora i dall'oggi, segni del sono salito sul ring e combattimento? mi sono fatto il match, mi sono sempre rialzato finché ho potuto, perché volevo combattere. Io faccio il pugilato e non sono andato lì per fare il gettone di presenza come pensavano tante altre persone.